Non ho proprio tempo per un'altra delle tue cacce, Mastro Nano. Ah, ma questa è la tua, capitano. È appena arrivato un branco di comandanti da Nurn. Si fanno chiamare i domatori. Sembra una preda che fa al caso mio. Che cosa devo sapere? So che hai familiarità con i Karagor. Ti ho insegnato tutto ciò che sai di loro. Ma lascia che ti parli dei loro cugini di... Thorvin, e i comandanti? Non mi hai portato qui solo per cacciare un altro felino selvatico, vero? Solo per cacciare... Attento, capitano. I Karagat sono una razza silenziosa e furtiva da oltre Nurn. Prendono di soppiatto praticamente chiunque. Peggio ancora, il nuovo domatore di bestie ha dato fuoco alla boscaglia verso nord. Intende catturarli e piegarli alla sua volontà per farne delle macchine da guerra per Sauron. Ogni comandante è un flagello per questa terra. Domatore o no, io lo eliminerò. Non precipitiamo le cose. Prima dobbiamo sventare i loro piani. E il modo migliore per farlo è rivoltando gli stessi Karagat contro questa feccia orchesca. Mostrami come trovare una di quelle creature. Con gioia, capitano! C'è un Karagat nascosto in quei cespugli. Ecco, non deve sfuggirti. Questa belva sembra utile. Ottimo! Ora ascolta. Qui vicino c'è un accampamento. È lì che portano le belve che catturano. Ti suggerisco di prendere il tuo nuovo animaletto e braccarli senza farti notare. Faro ci ha rivoltato contro talmente tanti Uruk che non si sa più chi combattono. Scegliamo la bestia! Quando trovo il ramingo, ucciderò lentamente! Soltanto. Non me ne serviranno altri. Quello che ti servirebbe è un po' di buon senso. Ti ho visto! Ho sentito. Uccidiamo la sua bestia! Niente più divertente che guardarlo. Vedo quel ramingo a piombarmi addosso. Tengo gli occhi aperti.
No! Cos'è stato? Bene, capitano. Abbiamo scombinato i loro piani, ma ci resta ancora da fare per impedire agli Uruk di sottomettere i Karagat. Il comandante, il domatore di bestie. Sì, quel nemico innaturale deve essere annientato. Per snidarlo usa i Karagat contro il suo stesso accampamento. Più Uruk cadranno in quelle fauci di tenebra e meglio sarà. Non permetterò che gli Uruk diventino padroni dei Karagat. Sono troppo pericolosi. Tieni il passo, capitano! Non c'è tempo da perdere! So che l'avete voi! Ridatemi la razza di sciacalli ladroni! Tutto bene, Thorfinn, ma puoi spiegarmi che cosa succede? Abbiamo un grosso problema, Talion. Un enorme problema. Ci sono ben poche cose che consideri piccole, Mastro Nano. Non c'è da scherzare, Ramingo. Hanno derubato il mio accampamento. Gli Uruk hanno preso tutta la mia polvere esplosiva e l'ascia di mio fratello. Gli Uruk hanno la tua polvere esplosiva? Com'è successo? Lascia perdere! Non hai sentito? Hanno preso l'ascia di mio fratello! Ti riprenderemo la tua ascia, ma al momento mi preoccupano gli Uruk con gli esplosivi. Almeno sai come funziona la polvere? Scocca una scintilla e succedono cose emozionanti! Ricorderai di certo il nostro primo incontro! I comandanti potranno studiarla e imparare a produrla. Dobbiamo recuperarla prima che questo accada. Le tracce si dividono. Tu seguili verso nord, io li seguirò a sud. Trovali in fretta prima che nascondano i loro nuovi tesori. Non c'è tempo da perdere. Devo inseguire questa feccia prima che sia troppo tardi. Qualcosa si è mosso! Tiriamolo giù dalla bestia! Nessun segno della polvere esplosiva né dell'ascia di Thorfinn. I ladri hanno spostato il bottino altrove.
Devo affrettarmi. Questi ladri vanno fermati ad ogni costo. Un momento. Sento un odore. Tiriamolo su di lì. Buone notizie, Ramingo. Ho trovato l'Uruk che ha rubato l'ascia di mio fratello. Una piccola vittoria. Non c'è traccia della polvere esplosiva. Solo il contrabbandiere potrebbe consegnare qualcosa di così prezioso al suo oscuro padrone. Meglio farla saltare e sprecarla che lasciarla in mano loro. Dovrai rintracciare i suoi corrieri e distruggerli insieme al carico. Devo trovare e uccidere il contrabbandiere e i suoi. La polvere esplosiva non cadrà nelle mani di Sauron. Rintraccia i suoi corrieri e distruggili insieme al loro carico. Se i corrieri consegneranno la polvere esplosiva, provocheranno caos a non finire. La polvere esplosiva distruggerebbe persino le mura di Minas Ithil. Uccidiamo il carabon! Nulla più si frappone fra noi, non è vero? Allora ti farò a pezzi e li consegnerò ai quattro angoli di Mordo. Non sei nessuno, neanche per sogno, Ramingo.
Ti dissanguereremo! Scemo! Già il gioco! Non mi freddi! Maiale! Lascialo a me, padrone! Gli farò implorare pietà! Miei Uruk! Arrenditi! Il regno degli uomini si spegnerà in una vampa accecante! Il contrabbandiere è morto e la polvere esplosiva è distrutta. Chissà quali catastrofi ho sventato quest'oggi. Credevo che fosse... Eh? Sentito? State dietro! Snidarlo, usa i Karagat contro il suo stesso accampamento. Gli Uruk cadranno in quelle fauci di tenebra, per meglio sarà. Se non mi fanno presto combattere, inizieranno a tremarmi le mani. Cos'è che ti dà forza quando combatti? Se mangi la roba grigia nella testa degli schiavi, diventi più forte. L'ultima volta abbiamo lasciato un ditato. Un bellissimo... Spettro! Credevi di spaventarmi uccidendo i miei ragazzi con i tuoi Karagat? Lascerai morire 1000 Uruk prima di fermarmi. Non sai che Srak? Non vale la pena calpestarti! Stupido
Glob vuole uccidere padrone. Glob muore. Avverti gli altri. Con me non funzionerà. No. Il padrone non avrà pietà di te. E nemmeno io. È tempo di un... Hai fallito! Presto! I rinforzi! Ti ammazzerò per questo! Vado ad accendere il segnale! Hai fatto male i tuoi conti! Ti costerà caro! Qualcuno, accenda il segnale! Il domatore di bestie è morto. E con lui tutti i piani di controllo degli Uruk. Fai attenzione, Ramingo! Arriva la tua cavalcatura! Commesso che se la macellaio sta inviando squadre di sterminio. Spazzano via ogni creatura che incontrano. Tutti brutali assassini, fino all'ultimo. Un comandante ambizioso con un esercito ben addestrato. Sembra una bella sfida. Ma se c'è qualcosa che ho imparato da te, Mastro Nano, è che la preda ti si può rivoltare contro. Non sono del tutto certo di cosa ti passi per la testa, capitano. Ma ora l'esca è sull'amo.
Forza! Diamo un bello strattone! Porterò un Graug per affrontare le loro truppe. Mostrerò loro che non si può domare Mordor. Questo sì che è un piano. Però non è molto militare, vero? Passi troppo tempo con me. Ma c'è un piccolo problema di cui dovresti sapere. Nonostante le aspettative, raramente i tuoi problemi sono piccoli, Thorfinn. Ebbene, in questo caso non resterai sorpreso. Queste truppe hanno già abbattuto un Graug. O anche tre. Dovrai attirare un raro Graug orrendo. Un loro disgustoso simile, reso immune al veleno da tutti i ghoul che divora. Graug orrendo? Non è un po' ridondante? Non so bene che significhi ridondante, ma se vuol dire velenoso, allora sì, sono estremamente ridondanti. E va bene, Mastro Nano. Mostrami come attirare queste creature, e io farò il resto. Solo qualche vedetta che si mischia con quei ghoul. Saranno una preda facile. Uccidiamo la bestia! Avvelenate, assassini! La vostra violenza selvaggia finisce oggi! Pare che ti servirà un po' d'aiuto! È ora di mettere in pratica il tuo piano, capitano! Nessuna bestia! Thank you.
macellaio avrà anche perso le sue squadre di ricerca, ma finché rimane rintanato nella sua roccaforte, addestrerà altri assassini come quelli. Mostragli che non sarà mai al sicuro con un Graugo correndo alla porta. Anche gli Uruk temono le mostruosità di Mordor. Devo uccidere il macellaio e tenere gli orchi nella paura. Fermiamo quel Graugo! Sicuro con un Graugo correndo alla porta. Come on.
bestia contro un grande cacciatore sul suo territorio? Non sai nulla di caccia, ma ora conoscerai la morte! Supererai mai la mia fuoco. Questo non fa di te un miglior cacciatore di me. Questo porrà fine alle squadre di sterminio del macellaio. Che gli Uruk subiscano la furia della natura. Tenete gli occhi aperti, dice il capitano. Non è un guru, è che non... Maledetti comandanti! Quante morti e distruzioni hanno causato! Dannati mangiacarogne fuori controllo! Abbiamo orde su orde di sporchi ghoul! Sporchi ghoul. Credevo che tutte le creature di Mordor fossero maestose a modo loro. Maestosi i ghoul! Non aggiungere una parola, capitano. Sono un'aberrazione! Piccole, luride creature rintanate sottoterra con quegli occhietti luccicanti, sempre lì a rosicchiare, mordere, graffiare e... Eppure avrei giurato che ti saresti trovato a meraviglia con quelle piccole creature. Mi stai paragonando a un ghoul. Sono lieto che questa epidemia di rosicchiacaviglie ti faccia ridere. Il loro numero è ormai fuori controllo. Travolgeranno tutta Nurn. Su questo hai ragione. Allora come possiamo frenare l'epidemia? C'è un solo modo. Dobbiamo snidare le loro luride regine dai nidi e ucciderle. Un branco di ghoul senza una matriarca è come un pasto senza birra, del tutto inutile. Ghoul che si aggirano con il sole alto nel cielo. È terribile! Non c'era alcuna matriarca. Sì, non stavolta. Ma continua a tormentarli. Le matriarche arriveranno, te lo prometto. Senza morte è riuscito a uccidere il martello? E allora? Dovrei inginocchiare davanti allo scuro signore. C'è uno strano odore nell'aria. Qualcosa non va. Aspetta.
non fare finta di niente. Sono solo storielle messe in giro dagli umani. Un intruso! Torna qui! La tua porzione di carne di schiavo non va. Disarmiamolo. Sono Uruk, più assetato di sangue di me. Ha sempre la balestra carica e pronta. Quando il comandante apre la bocca, tutti si fermano ad ascoltare. E perché hanno paura di cosa gli farà se parla? È il miglior modo di comandare. Paura e rispetto funzionano meglio di una palla. Che schifo! Signore! A morte! Per il comandante! Ricoperto di lordura ghoul. Ora so perché Thorvin si tiene lontano.
possibile che il martello sia stato davvero ucciso dal senza morte? Era uno che insomigliava. Nessuno può battere. Nessuno. Buone notizie, Talion! Non hai raggiunto il mio record di ghoul uccisi in un pomeriggio? Ah! Per una volta io non sono stato all'altezza. Questa te la concedo, Ramingo. Ma uccidere il prossimo comandante sarà una bella impresa perché... cavalca un Graug. Dovrà inondare la sua guarnigione di ghoul per mettere i nostri nemici l'uno contro l'altro. Se questi ghoul diventassero più organizzati, Nurn sarebbe infestata in 4 e 48. Dovrà inondare la guarnigione di ghoul per mettere i nostri nemici l'uno contro l'altro. Ti sfido a resistere. Così posso dissanguarti per giorni, mesi, anzi, anni! Voi piccolini, laggiù! Settimane che mangio solo pesce essiccato, non vedo l'ora di assaggiare il tuo sangue.
pronto ad assaggiare le nostre lame? Non puoi farne male! Calpestino! No! Mio unico amico! Io spacco te per questo! Spacco finché muori! Io! Sei nei guai, dai! Anch'io non vedo l'ora di provare la mia arma! Ormai siamo troppi! Non così! Non puoi più fermarci! Non hai imparato la lezione, eh? Tanto non sei niente forse. Dov'è il mio Grog? Dov'è il mio potere? Come ha fatto quell'Uruk a domare un Grog? Spero di aver posto fine per sempre a una tale alleanza. La tua testa è mia! Oh! Oh! È proprio il peggio del peggio, innaturale! Orrendo! Disgustoso! Piano, Mastro Nano. Di che vai delirando stavolta? L'ultimo di questi nuovi comandanti è... un guardiano dei ghoul. In qualche modo controlla quei piccoli bastardi. Ancora peggio, penso che sia loro amico. Li controlla? Un Uruk che guida un esercito di ghoul? Sì, è una cosa... sporca. Che si può fare? I ghoul sono legioni, non possiamo ucciderli tutti. No, ma... Oh, tremo al sol dirlo, ma... Non vorrei nemmeno pensarlo, ma... forse... Avanti, sputa l'osso. Beh, è solo che... Il tuo potere... Sembri capace di controllare qualsiasi cosa. Uruk, Karagor, Grog... Forse puoi controllare anche quei piccoli mangiacarogne. Vuoi che controlli anch'io i ghoul? Non lo trovi un tantino ipocrita? Se per ipocrita intendi dire geniale, ebbene sì, è proprio ipocrita. Stammi a sentire. So che il disgustoso la è per una buona causa. Ora vai a controllare quei ghoul ridondanti. Beh, è un inizio, immagino. Continuiamo. Li vedo sfregarsi contro di te. Riesco a sentirli da qui. È stata un'idea orribile. Yeah.
dovrebbero essercene di più. Qualcosa non va. Notevole! Disgustoso, ma notevole! Credo che questa caccia sia quasi finita. Il guardiano dei ghoul si nasconde in una grotta infestata. Entra, rubagli i ghoul e uccidilo! Non so perché non ho pensato prima a dominare queste creature. Ti sono debitore.
rubagli le bestiole e uccidilo. Posso aiutarti da qui fuori, capitano, ma non entrerò! Un nano che non vuole andare sottoterra! Guarda come mi hanno ridotto quei ghoul! Che succede là fuori? State tutti bene, miei cari? Miei cari? Un po' più affettuoso di quanto mi aspettassi. Qualunque veleno tu gli abbia dato, lo succhierò via! Sono meglio morti che tuoi schiavi. Pagherai per come hai turbato la nostra famiglia. Presto, è qui fuori! Se sei ancora vivo! Di vederti tutto intero, è andato di là. Tu! Non ti basta aver rubato i miei cari! Ah! Ti farò a pezzi per quel che hai fatto! Sì! Sì. Uccidete il nome del padre!
Questa minaccia è sventata, Thorfinn. Tutti i malvagi comandanti domatori sono sconfitti. Possiamo fare grandi cose insieme. Abbiamo avuto i nostri bei momenti. Sei riuscito persino a cavartela con quei ghoul. Sai una cosa? Forse sono stato troppo duro con quei piccoletti. Quei mostriciattoli scorrazzanti forse non sono così tremendi. Se non altro hanno una loro utilità. Ma guarda un po', sei capace di crescere. Anche se solo emotivamente. Già, hai fatto di meglio, Talion. Adesso devo andare. I Monti Azzurri aspettano. Buon viaggio, amico mio.